Metti una fresca sera d'estate in compagnia di tanti amici, un numero incalcolabile di boccali di birra e tanta buona musica, rigorosamente live. Il risultato è un pezzo di Oktoberfest che da Monaco di Baviera si trasferisce per una settimana a Foggia, nel bel mezzo dell'estate. La prima edizione della Festa della Birra non ha deluso le aspettative. Tantissimi foggiani, e non solo, che hanno riempito Viale Virgilio, alla periferia del capoluogo dauno, dove per 7 giorni la strada è stata chiusa al traffico per ospitare l'evento organizzato da un noto pub cittadino. Un'idea che nasce dal titolare del locale, Angelo Resce. Avete portato un pezzo di Germania nell'agosto foggiano? Sicuramente, noi ci abbiamo provato da tanti anni e ci siamo riusciti, no? È un modo originale per coinvolgere la città nel periodo forse in cui si svuota maggiormente. È perché noi puntavamo molto il discorso che la gente che resta a Foggia di dargli qualcosa di diverso, no? Invece di stare a casa si divertono con noi. Noi abbiamo qualche centinaia di litri per i nostri clienti. Un Oktoberfest in salsa foggiana. Salsa foggiana, sì. Con tutto lo staff foggiano e amore per la birra. Amore per la birra è la cosa che ci accomuna con i tedeschi. Molto variegata l'offerta musicale nel corso della settimana. Ogni sera sul palco un gruppo diverso per offrire sonorità country, blues, jazz, etniche, rock, elettropop e disco dance. Dopo tanti anni Angelo Resce ci è riuscito a realizzare il suo grande sogno. Mancando una connotazione musicale al locale, ho deciso in qualità di direttore artistico di dare l'opportunità a svariati gruppi foggiani locali di potersi esibire ed offrire svariati generi musicali.